Questa sera siamo con l'assessore Bacella, assessore al turismo della provincia di Lecce. Assessore, buonasera, benvenuto. Buonasera a voi, grazie. Allora, ci troviamo qui nell'ex teatro del Santa Caterina, dove si sta presentando il libro La Via dei Pellegrini, scritto da Ezio Sarcinella. Ancora non è iniziato il dibattito, non è iniziato nulla, non hanno ancora presentato il libro, però con l'assessore parliamo un po' di turismo, visto che l'assessore è turismo. Com'è la situazione in provincia di Lecce? Beh, diciamo che la provincia di Lecce è in controtendenza con risultati positivi rispetto a tutte le altre regioni italiane. Questo è un grossissimo risultato, ancora non abbiamo ufficializzato i dati del 2009, ma sicuramente la provincia di Lecce è risultata una provincia che ha avuto un incremento a due cifre e a breve comunicheremo anche i risultati, i dati circa gli arrivi e le presenze praticamente di turisti della nostra provincia. Ecco, negli ultimi anni il Salento ha riscosso un notevole successo, un notevole appeal che sicuramente sta portando il Salento praticamente ad essere sempre maggiormente più visitato in modo particolare chiaramente anche da turisti italiani, turisti nazionali, ma c'è anche un fortissimo incremento anche di turisti stranieri e su questo stiamo lavorando tantissimo proprio per promuovere il nostro territorio, in modo particolare per far sì che il Salento possa essere visitato non soltanto durante i periodi del periodo balneare, praticamente il periodo estivo, ma in modo particolare in altri periodi. Ecco, stasera è un'occasione straordinaria quella della presentazione di questo libro perché fa riferimento in modo particolare a un segmento di prodotto che è quello del turismo religioso, su cui il Salento l'amministrazione provinciale sta puntando tantissimo perché riteniamo che sia un segmento in notevole ascesa che possa dare opportunità di presenze turistiche in più mesi nell'arco dell'anno. E quindi questa riscoperta della memoria è fondamentale proprio perché il turista oggi viene nel nostro Salento in quanto deve avere delle motivazioni e il vero turista di percorsi religiosi chiaramente è motivato proprio perché va alla ricerca della riscoperta della memoria e quindi questo per noi diventa importante, questo percorso dei pellegrini per l'Eva sicuramente rappresenta un messaggio straordinario perché mette in evidenza appunto l'importanza in quanto evidenzia appunto le origini del nostro Salento e quindi la riscoperta di questo territorio da parte del turista viaggiatore motivato sicuramente potrebbe essere un'occasione straordinaria per incrementare ancora di più il turismo nel nostro Salento. Un'altra domanda, assessore, e per il turismo come si sta muovendo la provincia, cioè, per accogliere i turisti, nel senso aeroporto sì, aeroporto no, mezzi ferrati verranno potenziati o meglio verranno rimessi a nuovo. Cosa sta facendo la provincia su questo? La provincia non ha grosse competenze da questo punto di vista. Chiaramente la competenza è in mano alla regione, non è una competenza provinciale, la nostra è una competenza di promozione, di coordinamento. È chiaro che il nostro ruolo è quello di sollecitare in continuazione gli altri enti, in modo particolare la regione e il governo centrale, di investire in infrastrutture. Il problema serio è proprio questo, noi abbiamo un aeroporto di Brindisi che sicuramente è un aeroporto importantissimo, è l'aeroporto del Salento tra l'altro, però ecco, manca questa opportunità di collegamenti con Lecce e provincia. Si arriva all'aeroporto e non vi è una ferrovia per esempio, oppure i costi con i taxi sono notevoli, per cui questo chiaramente danneggia gli arrivi del turista straniero in modo particolare che chiaramente oggi il turista, siccome il periodo di vacanza è molto breve, preferisce praticamente partire ed arrivare direttamente sul luogo della vacanza e questo purtroppo per noi è quasi impossibile proprio perché c'è questo enorme divario di lontananza proprio perché manca appunto di infrastrutturazione. È un peccato perché ci sono tantissime risorse comunitarie e stiamo adesso come provincia stiamo cercando di coinvolgere tutti gli enti locali con le opportunità di finanziamenti per le aree vaste cosiddette, di investire appunto in opere infrastrutturali,
che siano quelle dei collegamenti, appunto il collegamento ferroviario è importante, che da Brindisi possa, chi arriva in aeroporto possa arrivare immediatamente almeno su Lecce, e chiaramente poi coordinare da Lecce praticamente le varie destinazioni tramite servizi navetta o servizi bus, che dovremmo vedere un attimino di poter implementare. C'è già una rete ferrata, fino a Leuca. Anche per quanto riguarda la rete ferrata c'è questo progetto della metropolitana di superficie, chiaramente anche su quello è un intervento, anche quello su cui ci stiamo spendendo per cercare appunto di poter far sì che possa avverarsi questa opportunità. Ma c'è anche un'altra grossa opportunità, noi siamo una penisola di fatto, circondata da due mari, e quindi l'intervento fondamentale è quello di creare la rete dei porti, e gli arrivi di turisti stranieri via mare diventa importantissimo, e quindi è anche quello un intervento che la provincia sta cercando di portare avanti, quello appunto di creare una rete dei porti, ma dare opportunità affinché questi porti possano avere infrastrutture e attrezzature proprio per ospitare i tantissimi turisti che arrivano via mare. Ultima cosa, chiudiamo appunto l'intervista. Siamo a Galatina, ti vuoi certo la Galatina? Sì o no? Si può pensare almeno a quello? Ci mancherebbe altro, si è costituito un consorzio mesi fa che si chiama appunto Fly Salento, ed è un consorzio di operatori, la provincia è molto vicina a questo consorzio, proprio per i voli charter, e quindi stiamo puntando tramite questo consorzio ad ottenere questa possibilità, perché con i voli charter sicuramente possiamo avere maggiori presenze di turisti, non soltanto nei periodi estivi ma anche in altri periodi, in modo particolare in questo nostro territorio, da aprile ad ottobre sicuramente possiamo avere maggiori ospiti stranieri. E qui torniamo alla Via dei Pellegrini. E qui torniamo alla Via dei Pellegrini, che chiaramente diventa un obiettivo, richiama il turismo religioso. Assessore, è stato molto gentile. Grazie, Assessore. Grazie a voi, gentilissimo.